Bentornati su RetroPlay, questa volta giochiamo a Spitting Image della Domark, gioco uscito mi pare nel 1987 se non erro, adesso andiamo a verificare perché io ovviamente vado sempre a memoria, quindi ok. Allora, questo gioco era basato su una serie televisiva inglese, non mi ricordo quale rete, la BBC forse, ma in Italia venne anche portata e doppiata con il titolo Teste di Gomma, ok? Teste di Gomma in pratica era una trasmissione satirica in cui i politici, i personaggi più importanti della politica e dello spettacolo di quei tempi, degli anni Ottanta, venivano rappresentati sotto forma di pupazzo. Questo format vi sarà familiare perché negli anni sono state fatte tante imitazioni di questa trasmissione satirica anche in Italia. Sai, del tipo gli sgommati, c'era una che si chiama gli sgommati, un'altra che si chiamava gomma piuma, mi pare, ok? Quindi in cui tentavano di copiare questo format dove c'erano i politici che venivano interpretati da imitatori con la voce e poi da ovviamente puppeteers, sarebbe come si dice, quelli che manovrano i pupazzi praticamente e li muovevano. Come vedete, i pupazzi sono molto caricaturali, ok? E per l'epoca erano molto ben fatti. Per l'epoca, parliamo sempre di metà anni 80. Come vedete, c'è anche Gorbaciov. I più importanti della serie erano Gorbaciov, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, che erano rispettivamente i presidenti russo, la prima ministra inglese e il presidente americano dell'epoca, no? E quindi ne hanno fatto un videogioco dove molto irriverente anche questo, dove dobbiamo fondamentalmente, sì, nel gioco, nel telefilm venivano mostrate scenette con questi qua che venivano presi in giro questi personaggi famosi, ovviamente. Ma invece nel videogioco dobbiamo impedire l'olocausto nucleare, dobbiamo impedire che venga sganciata la bomba atomica, perché all'epoca c'era la guerra fredda e c'era effettivamente il pericolo di una catastrofe nucleare, ok? E pericolo di una catastrofe che proprio Gorbaciov e Reagan, che erano ai ferri corti, un po' erano uno contro l'altro, ovviamente la Russia e l'America, a un certo punto si strinsero la mano e decisero di limitare gli arsenali nucleari, i missili nucleari, e quindi arrivare, diciamo, a un periodo di distensione. Gorbaciov fu anche insignito del premio Nobel e portò a tutta una serie di eventi che poi crollarono, culminarono con il crollo del muro di Berlino. Quindi lui fu anche fautore del crollo del muro di Berlino. Insomma, alla fine, nonostante gli anni Ottanta erano partiti molto male, con tutti che c'avevano paura che scoppiava una guerra nucleare, che saltavamo tutti col culo per aria, alla fine Gorbaciov e Reagan hanno fatto la pace, è caduta la cortina di ferro e gli URSS, come si dice, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche si sciolse, e insomma, alla fine finì tutto a tarallucce e vino, però adesso ci sono nuovamente delle minacce dalla Russia, quindi attenzione, era meglio quando c'era Gorbaciov. E Gorbaciov purtroppo pochi giorni fa è venuto a mancare, e che un po' la notizia che è risuonata in tutti i giornali del mondo, tranne che in quelli russi, non si sa com'è. La Russia sta un po' esagerata ultimamente, secondo me. Comunque, vabbè, comunque qua dietro c'è scritto: salvate il mondo, distruggete la credibilità di sei leader mondiali. Anche se in realtà Ronald Reagan c'ha un nuovo lavoro, tra parentesi, perché nel gioco viene fatto vedere che Reagan si veste da pagliaccio e va a pubblicizzare il McDonald's praticamente al posto di Ronald McDonald. E salvate il mondo, dice qua. Impedite che arrivi l'Armageddon, cioè la fine del mondo, dalla comodità della vostra, uno dice casa, no, dalla vostra panchina del parco. Perché qua, diciamo, ipotizza che chi si guarda sto telefilm e gioca a sto giocaccio, alla fine è uno che non c'ha una casa, che è uno che è un vagabondo sostanzialmente. Allora, comunque, qua sotto c'è scritto: ok, qua ci stanno, boh, ci sta tipo una parodia di Lady Diana, anche che all'epoca ancora era in vita, quindi la prendevano per il culo abbondantemente. Poi invece appena è successa la tragedia, nessuno si è più azzardato a prenderla in giro, giustamente. Sotto c'è anche il Principe Carlo, come vedete. Allora, dice: sono assolutamente contento di stare su questo volantino, una cosa del genere. Dice poi dice: più
emozionante di un gerbillo ninja. Qua è riferimento alle tartarughe ninja, ovviamente. Dice: più accalappiante dei maestri dei toast che escono fuori dal toast. Questo qua diciamo che è una presa in giro dei Masters of the Universe, penso. Allora, scusate, questa qui è la schermata di caricamento. Sì, perché intanto il gioco stava caricando sul nostro Commodore 64. Ok, ritorniamo al vola a cosa, alla copertina. Sopra c'è scritto il totalmente fantastico gioco per computer di Spitting Image. Tra l'altro, Spitting Image vuol dire immagine sputata o immagine che sputa, è un gioco di parole. Immagine sputata perché sono praticamente i pupazzi identici ai personaggi che volevano rappresentare. In base a Simpson, vediamo anche un Sylvester Stallone versione pupazzo con tanto di mitra. All'epoca c'era Rambo che andava di moda. Allora, qua dice che il gioco uscì in realtà non nell'87 ma nel 1988. Io ricordavo 87. Sotto c'è scritto disponibile per tutti i computer tranne quelli per cui non è disponibile. Giustamente c'è scritto. Sì, è un po' che c'è sta l'umorismo tipico del telefilm qua, della serie. Poi, da noi veniva trasmesso su Telemonte Carlo, Spitting Image. Poi vediamo un po' cosa dicono del videogioco di Spitting Image. Quindi qua ci sono le citazioni dalla stampa. Dice: completamente fantastico questo gioco, dicono tutti quelli della Domark, però, quindi quelli che hanno prodotto il gioco. Poi scioccante, dicono quelli che hanno scacciato i soldi per fare Spitting Image, cioè quelli che tengono il conteggio dei soldi che escono e che entrano, gli accountants, sarebbero i ragionieri. Ok, poi decisamente il miglior gioco per computer che io abbia mai giocato in tutta la mia vita. E questo l'ha detto la ragazza sullo switchboard di Spitting. Cos'è lo switchboard? Aspettate un attimo. Ah, sarebbe il centralino, quindi la centralinista di Spitting Image, sempre della Domark. Quindi sono tutta gente che lavora dentro la Domark, questi qua che hanno detto che il gioco è bello. Perché in effetti quando questo gioco uscì la stampa disse che il gioco era una merda. E adesso infatti questo gioco finisce dritto dritto in GDC. Andiamo a giocare. Cioè ragazzi, è un picchiaduro, questi personaggi famosi, ma in cui ci stanno quattro mosse in croce. Beh, andiamo a giocare. Tanto questa è la schermata di caricamento che ricalca la copertina del gioco. È anche fatta benino, dai, non è fatta male. Però purtroppo gli sviluppatori, questi walking circles, ovvero cerchi che camminano, sono veramente dei caproni, perché il gioco è fatto proprio male, male, male. Andiamo a vedere il gioco. Aspettate, fammo così. Resettiamo direttamente il Commodore, visto che questa era solo la schermata. Andiamo a caricare la directory. Sì. Perché in realtà questa è la versione dischetto, ok, dove la schermata sta messa in un file a parte, che è questo qua, Spitting P. Noi invece carichiamo Spitting più 3M, quindi c'è anche il trainer. Come vedete sotto ci sono i nomi dei sei lottatori del gioco. Sì, che si caricano a parte durante, perché il gioco è multiload. C'è Maggie, che sarebbe Margaret Thatcher, Ronnie, che sarebbe Ronald Reagan, JP II, Giovanni Paolo II, il Papa Wojtyla, no? Che è il terzo personaggio. Poi quarto personaggio Botta, che era, mi pare, il presidente spagnolo dell'epoca, se non erro. Poi Khomeini e poi infine Gorbaciov. Allora andiamo a caricare. Ok, andiamo a caricare il gioco. Diamo il run. Eccolo qua, mo dovrebbe partire il gioco finalmente. Col turbo abbiamo caricato, ovviamente. Tanto siamo a 9 minuti di video e ancora non abbiamo toccato il gioco, il che è bello. Ok, andiamo a giocare. Ok, Triangle, ha craccato sto gioco. Allora, ovviamente non mettiamo trainer, andiamo avanti. Allora, c'era anche un tasto per caricare. Il gioco di Spitting Image. Copyright Spitting Image Production, programmato da Carlo Tandley, un completo incapace. Grafica di David Fish, uno che non sa disegnare, per la Walking Circle Software. Sonoro di David Whittaker, e forse questa è la cosa migliore del gioco, la musica. Ah, ecco, usa i tasti Shift per i sidekicks, che sarebbero tipo le smart bomb, sono diciamo i nostri tirapiedi, ok? Andiamo a giocare. Oh, i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Ah,
nei prossimi 7 anni una guerra mondiale più grande di tutti accadrà. Una guerra così, così grande che anche la Svizzera verrà coinvolta questa volta. Una guerra così terribile che gli italiani si sono già resi. Un leader emergerà da questa guerra mondiale per conquistare il mondo. È tua missione cercare di fermare questo leader e salvare il mondo. Questi sono i sei partecipanti per il potere mondiale. Eccoli qua. Allora, che ci prendiamo? Niente, c'è la regina d'Inghilterra là nel francobollo che sta facendo la telecronaca degli incontri. Allora, io normalmente avrei preso Giovanni Paolo II, però visto che di recente è scomparso il buon Gorbaciov, prendiamo lui per onorarlo, ok? Per onorare la sua memoria. Vediamo qui nel ritratto, c'ha la macchia in testa a forma di falce e martello che però ruota. Poi c'è Khomeini che c'ha tipo un fiore che gli spruzza in faccia, un pesce che spruzza. C'è Ronald Reagan col naso che gli si illumina. E c'è Papa Giovanni Paolo con l'occhiale luminoso. Ok, come vedete il mondo è a forma di bomba perché il mondo sta per finire secondo la trama di gioco. Ok, mi sono preso Gorbaciov e facciamo contro Reagan. Ok, Gorbaciov contro Reagan. In realtà hanno fatto pace nella realtà a un certo punto, tipo intorno all'87, così cominciato a far pace. E poi nell'89 è crollato pure il muro. Mi pare nell'88-89, non mi ricordo, è caduta la cortina di ferro. Sarebbe a Russia aperto le frontiere. E poi... No, ma io so fare Ronald Reagan. Ma io volevo fare Gorbaciov. Ah, perché devi prescegliere prima l'avversario. Allora, Gorbaciov... la grafica è totalmente indistinta. Esiste anche una versione Amiga, quella dove la grafica si capisce meglio. Però ecco, Reagan sta sparando con i suoi guantini bianchi. Giustamente c'è il lavoro da Ronald McDonald, perché lui si chiama Ronnie, no? Ronald, esattamente come Ronald McDonald. Capite dov'è la gag qui? E in pratica sto cercando di sparare. C'è anche la testa che si allunga come mossa. Cioè, a confronto di sto gioco, veramente Human Killing Machine è un giocone e Barbarian della base è un capolavoro assoluto. Che voti che fa? Ecco, ho pistato il povero Gorbaciov, che forse non se lo meritava. Ok, allora vediamo un po'. Allora, ha lanciato il sidekick, che è tipo una specie di polacco che te lancia, tipo, non è un polacco, è tipo un, non lo so, una guardia russa. Allora, no, tipo un cinese. Ah, perché sì, la Cina era d'accordo, cioè Gorbaciov aveva aperto le frontiere anche alla Cina, quindi aveva favorito l'economia cinese Gorbaciov negli anni 80, ok? Allora, vediamo un po', io vorrei premere lo shift per chiamare il mio sidekick, ma non arriva. Forse lo posso chiamare solo in determinati momenti. Niente, non mi funziona, raga. Allora, io sto a fare Ronald Reagan, eh. Sto pistando, ma comunque il gioco alla fine è abbastanza fluido. Il problema è che sono 4 mosse in croce e che non si capiscono bene quando colpisci, quando non colpisci. Perché come in molti picchiaduro a incontri vecchi, la sensazione di impatto non è riportata bene. In tipo, che ne so, l'ho pistato. Devi vincere solo un'altra volta e la vittoria è tua, ci dice la regina. Martacci su. Ci spara anche col tipo con lo spray, con il sales, Corba, cioè, fateci caso. E in pratica, stavo dicendo, in giochi fatti bene come Barbarian, gli impatti erano ben dati con dei rallentamenti fatti apposta. Quando si colpiva c'era una sorta di rallentamento, no? E c'era anche una specie di impatto fatto vedere tipo con uno splash colorato che poteva sembrare sangue su Barbarian, era tipo una specie di macchia rossa, no? Che poteva sembrare sangue. Mi dispiace che ho pistato Gorbaciov. Sto facendo Ronald Reagan, ho pistato Gorbaciov. Ok, Gorbaciov è andato. Però mi ha pistato
A questo punto pistiamo Margaret Thatcher. Ok, pistiamo Margaret Thatcher. E io faccio stavolta il Papa. Stavolta faccio il Papa che deve pestare Margaret Thatcher, ok? Ok, ovviamente lo scopo è farli scornare fra di loro in modo da evitare che ci sia la terza guerra mondiale, fondamentalmente. Peccato che non mi funzionano le smart bomb. Sto premendo lo shift, ma non va. Ma riproviamo anche se la Thatcher... Ecco, sia... No, io sto facendo il Papa, che c'ha una chitarrella in mano e pesta gente con la chitarrella. Sì, perché nel telefilm di Spitting Image il Papa era rappresentato tipo come un... una rockstar con gli occhiali da sole, vedete? Era tipo una specie di rockstar. Lui, no? Purtroppo non sto facendo fatica. Mentre la Thatcher c'ha i guantoni da box, perché era molto agguerrita lei, no? Detta la Lady di Ferro. Intanto l'ho pistata. Vedete, come energia, io intanto il sidekick mi ha lanciato non so che cosa. Come energia il Papa c'ha le note musicali, mentre la Thatcher c'ha tipo i sigari, mi pare, non si capisce che c'ha. Ma fuma il sigaro la Thatcher? Non lo so, non penso che fumasse il sigaro. Allora, vediamo un po' se mi funziona il sidekick. Sì, mi ha funzionato, è tipo un predino che lancia tipo un copricapo da chiesa, non si sa. Ragazzi, nella versione Commodore 64 la grafica è abbastanza indistinta, quindi non è facile capire. Non è facile. L'ho pistata. Sei abbastanza vicino al successo, dice la regina. Quindi vediamo. Vediamo chi ce la spunta. Mi ha pistato. Pare che mi lancia tipo dei rotoli di sterline, il sidekick della da. Oh, mi sta gonfiata Thatcher, eh. Ma mi sta a pistare, raga, ma de potenza, eh. Penso che un altro combattimento è necessario, sa. Allora, niente, mi sta a pistare. Allora, come vedete, il Papa c'ha anche un potere che lancia tipo... Ah, lancia un disco, il predino lancia tipo un disco, perché lui, il Papa in questo gioco è tipo una rockstar, capito? E tipo, invece la Thatcher è tipo un pugile. Sto cercando di pistarla. Ce la farò? Allora, mi pare che... Allora, il Papa non si capisce cosa spara lì con l'acqua. Può essere tipo un estintore. Mi pare con l'estintore spara in realtà il Papa. Potrebbe anche essere altro, però non vogliamo indagare. Ok. Sto andando piuttosto bene. Ma serve un altro combattimento. Ma come? Non avevo vinto. Questo era il terzo che vincevo. Mani mortacci, boss. Andiamo di qua. Speramogli col predino. Ok. L'ho beccata, eh. Allora, c'è un cooldown per i sidekick. Cioè, non è che ne puoi sparare a raffica. C'è tipo un cooldown. Ecco, non c'è... Il cooldown era scaduto, quindi io ho potuto sparare di nuovo con il mio sidekick. E mi sta a gonfiare, niente raga, mi sta... Allora, vediamo un po' se riesco col sidekick. No, non c'ho più sidekick, l'ho finiti. Ah, non c'è il cooldown, se prima c'è scena i due per combattimento. No, m'ha pistato. Siete entrambi così vicini a vincere. Facciamo il prossimo combattimento in modo che decida il vincitore. Allora, mo io la porto qua, io sparo. Ok. Ok, gli sparo pure l'altro. Bene. Oh, mi sta a gonfiare, mortacci. Oh, ah, l'ho gonfiata, ok. L'ho sfonnata, benissimo. Ok, andiamo al prossimo... Dovrei aver vinto. Andiamo al prossimo combattimento. Facciamo... stavolta faccio sempre Ronald Reagan. No... No, io contro Ronald Reagan, facciamo il Papa contro... Facciamo il Papa contro Ronald Reagan a sto giro, vai. Come Ini e Bota non mi piacciono come personaggi, devo dire la verità. Ok, sta caricando i personaggi da dischetto, ovviamente. Su cassetta sto gioco era un inferno, perché ogni volta devi mandare indietro la cassetta, fagli caricare i personaggi. Ci metteva un sacco. Su cassetta, su dischetto, vedete, già i caricamenti sono abbastanza rompiscatole. Su cassetta era... Ecco, stiamo davanti... al McDonald's che si chiama Ronnie's.
Ma io sparo la smart, ok. Allora, sto gioco su Zap ebbe delle recensioni veramente orrende. Però devo dire che effettivamente pure all'epoca mi sembrava una schifezza. Però devo dire che giocandoci in realtà è abbastanza fluido e giocabile. Ma anche perché su Commodore 64 è difficile fare un gioco scattoso e irresponsivo. I controlli sono responsivi. Ho pistato Ronald. Il problema de sto gioco è proprio che le mosse sono poche e non è tanto divertente, un po' monotono, un po' stupido. Era un po' come se facevano i picchiaduro in quell'epoca lì, picchiaduro casalinghi, era un po' scrausi. Street Fighter 2 ancora non c'era e anche il primo Street Fighter era più o meno così, non è che fosse molto superiore a... Sì, era superiore parecchio a questo, però voglio dire, a livello di quantità di mosse e di sensazione d'impatto dei colpi, non era all'altezza, anche bilanciamento dei collottatori non era assolutamente all'altezza di Street Fighter, Street Fighter 2. Ok, abbiamo pistato Ronald. Bene. Ok. Poi in realtà me lo ricordavo di... Ah, me lo ricordavo difficilissimo, sapete perché? Perché in realtà la versione Amiga è difficilissima. La versione Commodore 64... No, l'ho mancato. La versione Commodore è piuttosto facile in realtà. Infatti mi sa che lo potremmo anche finire in una singola seduta sto gioco ormai. Facendo il Papa sempre. Col Papa batto tutti praticamente. Dai che l'ho quasi pistato, su. Niente, non c'ho più sidekick. Sì, l'ho sfonnato. L'ho sfonnato. Un'altra sola vita. Però ci hanno troppi round per Bam. Ma sapete che devi batterlo 4 volte? No, no, andiamo un po' con lo sidekick. Ok. Niente, sto giocando male. Dai, devi morire, su, non rompere le scatole. Lui sta giocando meglio, eh. Sta schivando tutto. Dai, lo sto a sfondare. Mi ha messo all'angolo, ma io lo sto a pistare, eh. Sì, l'ho pistato. La congratulazione, hai battuto il tuo avversario. Sono molto generici i comandi. Allora, pistiamo come Ini, che era cattivone. Lo pistiamo col Papa. Abbiamo quasi finito il gioco, raga. Abbiamo quasi finito il gioco, wow. Aiuto, c'è il pozzo di petrolio sullo sfondo, fateci caso. Ah, lui nel telefilm c'era tipo un pupazzo in mano. Cioè, tipo ventriloquo era lui. Aia, no, ma è tipo il suo sottoposto ci ha pistato con la... Ci ha pistato con la cosa, la... Niente, mi sta a gonfiare, raga. Poco da fa. Mi sta a gonfiare. Ci spara la cacchetta il sidekick dei Comeini, mortacci sua. Devi morire, dai, che sei morto. Sì, l'ho sfonnato per un pelo, raga. E la regina dice: come mi piace guardare voi che vi scornate. Facciamo un altro combattimento. No, il secondo l'ho mancato, porca vacca. Lo so pistare con la chitarrella, eh. Mi sta a gonfiare, raga. Oh, m'ha gonfiato. Niente, m'ha sfonnato. No, non vedo da nessuna parte però il numero di round vinti, regà, è un problema questo, no? No, ma come, non l'avevo saltato? No, non ho saltato. Ok, ho preso in faccia stavolta, mi pare. Mi sa gonfiato.
Comunque il gioco, guardate, il gioco è così semplice che secondo me poteva stare tranquillamente di tutto in memoria, eh. Forse sapete cosa? Per fare i fondali tutti diversi, su quelli che occupano memoria, secondo me, non tanto i lottatori. Secondo me, infatti, i lottatori stanno già tutti in memoria. Quello che carica da dischetto in realtà sono i fondali, perché sono quelli che occupano più spazio in memoria. Secondo me potevano farlo stare tutto in memoria il gioco, con un minimo di sforzo. Niente, abbiamo perso, regà. Comini ci ha pistato, niente. Ha gonfiato, mi sa che siamo in odore di Armageddon qua, eh. Siamo in odore di Armageddon. Mi sa gonfiare, niente. Niente, è diventato, sono diventati fortissimi i personaggi, vedete quanto è veloce a menà. E non mi dà tempo proprio contrattaccare. E tra l'altro come simbolo lui c'ha tipo dei mitra, vedete in alto? Niente, mi ha pistato. Abbiamo perso. Game over, raga. Game over, abbiamo perso, mannaggia. È arrivata l'Apocalisse. E ritorna la stessa schermata iniziale con la stessa cosa. Vabbè, ragazzi, per questa volta è tutto. Questo era Spitting Image. Gioco molto irriverente. Abbiamo, diciamo, ricordato la morte di Mikhail Gorbaciov in una maniera molto strana. Nel senso che forse un po' irrispettosa nei confronti di questa figura storica, però almeno ci siamo fatti, la prendiamo con leggerezza, diciamo così. Allora, sotto c'è scritto: attenzione, pericolo. Un buon gioco per danneggiare la tua cassetta o dischetto e spargerci la marmellata sopra, oppure lasciarla fuori, lasciarla tutta la notte in un secchio di creposeite, non so cos'è, in un secchio di qualcosa di liquido. Ok, va bene. Poi c'è scritto: Benny Manilow gratis, vedi la confezione per dettagli. Ovviamente è una battuta, non è che te regalano veramente Barry Manilow, che se non ricordo male era un cantante dell'epoca. Vabbè ragazzi, per questa volta è tutto, questo era Spitting Image. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay. Ciao ragazzi, e anche di GDC, giochi del cacchio. Ciao ragazzi, alla prossima, e vai!